Ciao a tutti ragazzi, qua Rossa Frattura. Cosa c'è? Cosa c'è? Ah, ok, ok, dai, andiamo. Va bene, va bene. Ok, lo so, in questo periodo mi puzzo il culo perché non ho continuato la serie di Bioshock. Però, vediamo come posso rimediare. Vi prometto che cercherò di continuarla settimanalmente e di finire questa cazzo di serie, anche se il gioco sembra sempre più andare contro di me. Va bene? Ok? Iniziamo? Ok, grande. L'ultima volta ci eravamo lasciati tipo nei pressi di qua, o almeno questo è il mio ultimo cassaforte. Questo è il mio ultimo salvataggio. Devo trovare praticamente tante belle cose, tipo kit medico, pallottole, tutto ciò che mi può servire, perché devo battere quel medico di merda. E sostanzialmente muori. Muori. Sostanzialmente, se non ho tipo tante cose, pallottole, soldi, bocchini e cose varie, non riuscirò mai a battere quel tizio. Ma vediamo se posso entrare qui. Lanciapalle di fortuna. Ok. Cazzo. Ah, mi sono rotto il cazzo sto diario. Test clinico 823, dottor Sociomes. Cliente Fontaine Futuristics. Il lavoro sul plasmide telecinesi procede bene. Vai via. Alzare oggetti a distanza non è un problema. Spostare oggetti nello Suca! Non è possibile fermare i proiettili, ma si possono atterrare e lanciare oggetti con forza. Il problema non è il plasmide, ma il tempo di reazione. Ho appena avuto l'idea per un nuovo plasmide. Vabbè, lasciamolo stare, va. Sentiamo l'altro. Ad Auschwitz mi mettono al lavoro su esperimenti genetici. Ma che cazzo è questa? Ebrei. Mi chiamavano Das Wunderkind. La bambina meraviglia. La bambina. I nazisti non sanno parlare d'altro che di occhi azzurri e della forma della fronte. A me interessa sapere perché uno nasce forte. Uno intelligente e un altro stupido. Tutto quel massacro. Penso che i nazisti fossero interessati a scoprire qualcosa di utile. Dove sei? Non ti ricaricare la vita. Bastardo, bastardo, bastardo. Muori. Dove sei? Dove sei? Sei morto. Oh, Dio mio. Sono di nuovo a terra. Vedete, come posso batterlo se non trovo proiettili, puttana? Ma c'è quella macchina di merda. Oh, che cazzo. Capite anche voi che è impossibile, Dio santo. Inserisci... Ah, aspetta, mi aveva detto qualcosa riguardo il codice. Allora. Zero, quattro, cinque, uno. Ok, bella. Zero, quattro, cinque, uno. It's good! Oh, bella, bella. Buono, meno male. Cos'è che abbiamo qua? Proiettili, che non fanno mai male. Poi aspetta, avevo preso qualcos'altro, mi sembra. Eh sì, avevo preso qualcosa. Oh, pallettoni, bella. Ok, pallettoni. Ma sbaglio, avevo preso qualcosa. Cioè, ditemelo se sono un cazzo di down. Vabbè. Tra l'altro, ah, con Cici si abbassava, ok. Va bene. Devo trovare altri approvvigionamenti, però. Ah, lol, si apre questo. Buono. Sempre meglio di niente. Ok. Vende. Buono, buono, buono. Questa è morta. Buono, buono. Insomma, tanto buono non è, però...
Allora, dal momento che, diciamo, ancora non siamo pronti, io direi di... Dio mio, c'è un tizio là. No. 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 Dov'è? Oddio santo. Dove sei? Ho paura. Tanta paura. Paura del buio. Oh, nuovo tonico. Che cazzo devo fare? Ah boh, mettilo qua. Allora, va bene. È legittimo avere paura? Non so se sia legittimo o meno. Che cazzo è sta cosa a terra? Oh, oh! Jesus Christ. Ok. Mi sento uno sciacallo. Qui non c'è niente. Questo già l'avevo bene che aperta. Dio mio, guarda quante cose. No, mi sono bevuto l'alcol, porca puttana. Oh! Oh! Ah! 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 E mo come esco? 3, 2, 1. Corsa, 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 fuga, 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 fuga. Ok. Avevo preso qualcosa, se non sbaglio. Sì, questo, buono. Ok, ok. Chi è che parla? Allora. Chi è questo tizio che si sta masturbando? Eccolo là. Boom. Solamente due bei colpi e siamo a posto così. Vieni qua. Boom, boom, boom. Porca. Ok. Dammi tutto, dammi tutto. Ok. Sto prendendo belle tante belle munizioni per la pistola però. Qua? Niente. Io andrei a comprare anche T intanto. Ero ad Auschwitz. Avevo solo 16 anni quando scoprì il mio amore per la scienza. E di nuovo lei! Il dottore del campo conduceva esperimenti. Un giorno commette un errore scientifico. Io gli dico dell'errore. Il dottore si arrabbia molto. Ma poi chiede: come fa una bambina a sapere queste cose? Puttana. Io gli dico: a volte lo so e basta. Ah. E lui urlando: e allora perché me lo dici? Beh, rispondo: ma che cazzo? Se ha intenzione di fare queste cose, almeno le faccia bene. Ma vi rendete conto che cazzo di dialoghi ci sono? Ma dai, ma sembra un dialogo tra imbecilli. Comunque, allora, abbiamo un po' preso le nostre munizioni. Diciamo che possiamo... di nuovo, Dio mio. Latam presenta nuovi problemi per i professionisti. Migliorando gli strumenti, gli standard si abbassano. Una volta per essere contento mi bastava togliere un paio di verrughe o trasformare un fenomeno da circo in qualcosa presentabile a tutte le persone. Ma erano altri tempi, quando ci arrangiavamo con quel che c'era. Ma con la carne. Che imbecille che sono. Che gran coglione. Scusa abbiamo per non modellare, modellare e modellare finché il lavoro non è finito. Il parassita odia tre cose. Vabbè. I liberi mercati, la libera volontà. Questo gioco è veramente qualcosa di poco sano.
pallettoni. Allora, direi di proseguire con passo felpato, ma anche con passo normale volendo. Sì. Io direi dirigiamoci verso il punto. E poi lì vicino. Boh. Ah, porco! Lì vicino si cerca il da farsi. Oh! Testa di cazzo! Vabbè. Sì, ho pochi proiettili ancora però. Vabbè, Mr. Bean qua. Perfetto. Ma vaffanculo. Allora proviamo ad aggirare sto coso. Minchia, è questo quello con i di nuovo. Allora, andiamo un po', scopriamo un po' tutte le nostre carte. Minchia. Ma se, che cazzo dici? Rifacciamo, non ho capito una minchia. No! Vaffanculo, te l'ado. Allora, andiamo. Una volta per essere contento mi bastava togliere un paio di barbucche. O trasformare un fenomeno da circo in qualcosa di presentabile. Ma non posso in... ma porco... Come faccio? Ok, allora. Aspetta, aspetta. Avevo letto una cosa strana. Autoaggira. Oh, vaffanculo. Acquisto oggetti. Proiettili per pistola. Prendiamoci. Ok, prendiamoci i proiettili per pistola. A questo punto siamo veramente nella merda. Aspetta, forse ce la faccio a comprare un kit medico. Vediamo. No, dov'è? Dov'è che era? Qua? No, Dio santo. Vabbè, allora, facciamo una cosa. Basiamoci sulla grazia divina. Mi sembra sia da questa parte. Vabbè. Guardati. Muori! Dai. Muori! Minchia, mi ha ucciso. No! Ma porco disco! Vaffanculo! Ah, gioco di merda! Porca troia! Vabbè, questo episodio finisce qua perché mi sto seriamente incazzando. Non lo so, ragazzi, ditemi cosa Cristo devo fare per... portare a termine questa cazzo di parte. Veramente, scrivete, aiutatemi nei commenti perché mi sto realmente incazzando. Come potete vedere, cazzo, lo incendio, poi gli sparo. E sto tizio è Gesù, Gesù Cristo in persona. Oh, vaffanculo. Quindi, se il video è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Scrivetemi come uccidere sto porco. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.